Prego la Presidente Maria Elma Grilli di dare il rituale tocco di campana. Autorità, amiche ed amici Lions e Leo, gentili ospiti, buonasera. Sono Patrizia Pasqualini, cerimoniere del Lions Club Ascoli Piceno Ost. Ho il piacere di presentare, insieme al cerimoniere distrettuale per le circoscrizioni terza e quarta Marche, Roberto Alessandrini, del Lions Club Ascoli Piceno Ost, questa cerimonia della consegna delle borse di studio Costantino Rozzi. Cedo la parola al cerimoniere della terza e quarta circoscrizione Marche, Roberto Alessandrini. Buonasera a tutti. A nome del Presidente Maria Elma Grilli e mio personale, porgo a tutti voi il più cordiale benvenuto per essere intervenuti numerosi a questa cerimonia particolarmente importante per il nostro Lions Club Ascoli Piceno Ost. La consegna delle borse di studio riservate a studenti meritevoli che si sono distinti nei corsi di studio di Scienze dell'Architettura e Disegno Industriale e Ambientale della Scuola di Ateneo Architettura e Design Edoardo Vittoria, Unicam, con sede nella nostra città. In ricordo dell'immendicabile socio, past presidente cavaliere Costantino Rozzi. La nostra governatrice Maria Francesca Romana Vagnoni, per impegno non è più da venire, comunque vi saluta e fa i complimenti ai ragazzi e alla Presidente. Vado perché doveva intervenire lei, quindi diciamo. Adesso, in ossequio al motto della nostra governatrice del distretto Lions 108A, Francesca Romana Vagnoni, vi serve nel rispetto delle regole e delle persone. Ora vi prego di alzarvi per ascoltare gli inni della Repubblica della Corea del Sud in onore del Presidente internazionale Yang Yul Choi, il cui tema è Uniti nella solidarietà e nella diversità, poi l'inno dell'Unione Europea e infine quello dell'Italia. Thank you.
la vision e la mission. Vision, essere leader globale nella comunità e nel servizio umanitario. Mission, dare modo ai volontari di servire le loro comunità, soddisfare i bisogni umanitari, favorire la pace e promuovere la Convenzione internazionale per mezzo dei Lions. Salutiamo la Presidente Maria Ilma Grelli, accompagnata dal Consorzio Andrea. Mi è gradito ora... Grazie. Mi è gradito ora presentarvi le autorità che, con la loro partecipazione, onorano questo momento. Vi prego di salutare con un unico applauso alla fine. Ercole Velenosi, coordinatore distrettuale MK. Bruno Formichetti, officer distrettuale responsabile dei gemellaggi. I presidenti Lion, Antonella Rozzi, presidente del Lions Club UB Sturrita. Andrea Traini, presidente del Leo Club Costantino Rozzi. L'assessora alla cultura, professoressa Donatella Ferretti. L'assessore alle politiche sociali Massimiliano Brugni, però penso che ancora non c'è, e l'assessore urbanistica Salvatore Stallone. Il professor architetto Giuseppe Losco, direttore della Scuola di Ateneo Architettura e Design Edoardo Vittoria, Unicam, con sede nella nostra città. La professoressa Alfiera Carminucci Fava, fondatrice della facoltà. Purtroppo non ha potuto essere presente per gli impegni del professor Umberto Crescenti, che è stato tra i fondatori della facoltà e al tempo magnifico rettore dell'Università di Chieti. Saluta e si scusa. Ora passeremo alla visione di un filmato in cui il presidente Costantino Rozzi viene ringraziato per aver conseguito l'importante risultato di ottenere la facoltà di architettura ad Ascoli Piceno. Grazie, un applauso, prego. Sappiamo quale parte determinante ha avuto il professor Crescenti per l'insediamento ad Ascoli Piceno della facoltà di architettura. Quando il nostro club, allora presieduto da Costantino Rozzi, nell'ambito del service Ama di più la tua città, stava studiando una valida proposta da fare per l'università, una sera a San Benedetto del Tronto, per la solerzia laionistica dell'infaticabile amica professoressa Alfiera Carminucci, Costantino incontrava il professor Crescenti. Poche parole ed è scoccata la scintilla, è nata l'idea di architettura. Da quel momento è stato un crescendo di iniziative del nostro club e del suo presidente, che assistito entusiasticamente dal professor Crescenti, riusciva a sensibilizzare politici ed istituzioni fino al coronamento dell'impresa con un risultato estremamente positivo. Io ti ringrazio a nome mio, a nome del club e a nome della tutta la città. C'è un rammario, ci dispiace veramente che questa facoltà non è stata germata dal tuo Ateneo, però io sono certo che è stata germata dal tuo cuore, credo che sia la cosa più importante e più sentita, e sarai sempre il nostro punto di riferimento per qualsiasi situazione, qualsiasi iniziativa. Ci vuoi bene, lo vediamo. Io mi commuovo perché tu sai che all'inizio quando mi disse Costantino mettiamo la facoltà di architettura ad Ascoli, ma non ci credevo nemmeno io, anche perché consci dell'amarezza di vent'anni di cattiva di cattivi risultati dati soprattutto dalla insensibilità degli altri, mi sembrava una cosa assurda considerando quello che era successo. Invece tu, con la tua capacità, con la tua sensibilità e la tua determinazione, che è importante nella vita, questo hai proprio anche io, sono entusiasta, ho creduto pure subito, ma ci hanno creduto gli altri. Dico, i politici hanno assunto la responsabilità e sono entrati nello scenario nel momento giusto e con grossa determinazione, e siamo riusciti ad ottenere questo.
Questa è gemmata al tuo cuore, non è la pena che tengo questa, grazie, grazie a tutti. Buonasera a tutti, unisco il mio saluto a quello già espresso dal nostro cerimoniere distrettuale Roberto Alessandrini e dalla nostra cerimoniera di club Patrizia Pasqualini. Io ogni volta che vedo questo filmato, è da un po' di anni, provo allo stesso modo l'emozione che esprime il Presidente. E due volte lui usa l'espressione cuore, perché quando le cose si fanno, lui ha usato anche l'espressione determinazione. Determinazione e cuore è un'indiade straordinaria, vincente, e lui ce lo ha dimostrato. Innanzitutto vorrei ringraziarvi comunque per esserci, perché con la calura di questo pomeriggio d'estate veramente esserci vuol dire volerci bene, e quindi vi ringrazio. Tutti. Il professor Losco veramente è stato, per realizzare questa serata, determinante, perché l'abbiamo fatto in brevissimo tempo, vero professore? Però, visto che l'anno scorso l'edizione è saltata e sappiamo bene perché, questa volta, quest'anno assolutamente non poteva essere così. E tra l'altro il piacere e l'onore è veramente tanto, perché in un anno della mia presidenza devo dire che questa è la prima uscita in presenza pubblica, e quindi sono doppiamente soddisfatta, provo una grande emozione, perché? Anche perché io ho fatto l'insegnante per 41 anni, e quindi avere la possibilità di fare un'iniziativa del nostro Lions Club Ascoli Piceno Host, facendola tra l'altro onorando il nostro past president, presidentissimo Costantino Rozzi, ma soprattutto per rivolgerci a dei giovani, voi potete immaginare quanto io ne sia particolarmente felice. E secondo aspetto, altrettanto importante, io quest'anno, 2020-21, raccolgo l'eredità esattamente di 30 anni da quando nel 1990-91 Costantino Rozzi appunto ha retto questa presidenza. Quindi potete immaginare se questa serata ci fosse sfuggita, sarebbe stato veramente da non perdonarselo. Ripeto ancora i miei ringraziamenti a chi li ha resi possibili. Anzi, mi scuso e lo ripeto pubblicamente, professore, perché forse la forma nei tempi, vero, però ci siamo arrivati, e questo è importante. L'importante è la sostanza. Perfetto, la ringrazio. Bene, in questi, quando 30 anni fa il presidente Rozzi resse questa presidenza, il tema distrettuale era, pensate un po', ama la tua città. E tra le iniziative che organizzò come service, io ve le leggo, perché gli uomini grandi hanno una capacità straordinaria, quella cioè di prevedere e provvedere e anticipare. Oggi, se riuscissimo soltanto a realizzare una parte di quello che aveva auspicato, sarebbe veramente un risultato straordinario. Onore al merito. Il primo incontro fece un incontro dibattito in pubblico, scusate, sul futuro dell'istituto musicale Gaspare Spontini. Il secondo intervento fu a favore del Teatro Ventidio Basso. Il terzo
affrontò le problematiche connesse all'auspicato quadrilatero Ascoli-San Benedetto-Giulianova-Teramo. E ovviamente il momento clou fu quello dedicato al progetto la Facoltà di Architettura di Ascoli. E abbiamo qui la fortuna di avere la cofondatrice, come è stato giustamente detto, la professoressa Alfiera Carminucci Fava, che ovviamente poi inviteremo a farci un saluto. È una fortuna averla, perché lei è stata testimone oculare di tutta l'impresa, che sicuramente non è stata facile, ma poi, come diceva appunto il nostro presidente, la determinazione ha avuto la meglio. Vi leggo e voglio concludere con le sue parole, perché mi unisco alle sue, mi piacciono troppo le parole che sul nostro, l'edizione che abbiamo curato per il nostro club qualche anno fa, quando era presidente, adesso cerimoniere distrettuale, Roberto Alessandrini, si raccolsero le testimonianze, e la testimonianza del presidente Rozzi è la seguente: mi stava a cuore risolvere il ventennale problema dell'università ad Ascoli e ne ho fatto l'oggetto di un service cui mi sono dedicato con la massima umiltà, proponendo alle nostre strutture pubbliche una soluzione che appariva quasi insperata. All'interno di questo messaggio breve, apparentemente lapidario, ci sono tre elementi che io credo che potrebbero essere elementi guida per ciascuno di noi: l'umiltà, la speranza, il rapporto con l'istituzione e quindi l'amicizia. Ecco, io chiudo perché voglio osservare, per qualsiasi iniziativa dovessi intraprendere in quello che mi resta ancora da fare, bene, questo esempio lo terrò come luminoso. Grazie a tutti. Invito ora l'assessore alla cultura Donatella Ferretti. Grazie, buonasera a tutti. È sempre un bel momento quello in cui si premia il merito. E questa iniziativa, che porta un nome prestigioso, il nome di un amato, amatissimo concittadino, io qui vedo una nutrita rappresentanza della famiglia e davvero vi ringrazio, perché la vostra presenza aggiunge un valore incommensurabile a questo momento, no? Perché c'è davvero un'alleanza ancora salda con la famiglia Rozzi, la famiglia di questo nostro concittadino, che davvero con umiltà, come ha detto lui stesso, ma con tanta determinazione e tanta passione, ha amato così tanto Ascoli e la sua città, ma l'ha amata concretamente, comprendendo i bisogni di questa città, intraprendendo le soluzioni e concretamente intraprendendo quelle strade che potevano portare questa città a uno sviluppo. Bastano quei quattro obiettivi che si era dato nel suo anno di presidenza Lions per comprendere ed apprezzare l'intelligenza di quell'uomo, che insomma la sua vita è davvero esemplare per noi, e che queste borse di studio, quindi questo riconoscimento al merito di questi giovani ragazzi, abbiano il suo nome è davvero molto importante, più della cifra, più della somma, più dell'essere qui davanti all'assessore, al presidente o all'esimio direttore professor Losco. È importante questo nome, ragazzi, perché è quel nome che è l'esempio, che è la strada, che è il faro che dovete seguire nella vita che avete davanti, nella vostra professione. Ecco, non è un caso che questa borsa di studio sia intitolata a Costantino Rozzi. Ecco, la storia l'avete un pochino compresa, ma sicuramente anche aver visto ed ascoltato Costantino nel suo parlare così pieno di passione, il suo gesticolare, no? Beh, questo vi dà la misura della grandezza di quest'uomo. Insomma, io vi auguro che questa borsa di studio, che è un giusto riconoscimento, sia solamente l'inizio per una strada che abbia come guida quei valori: l'umiltà, la determinazione, l'impegno
e soprattutto obiettivi concreti, obiettivi che vadano verso un bene che non è solo nostro, ma un bene che è pubblico, un bene che è comune. Quindi tanti auguri, grazie al direttore Losco che sempre ci ospita con estremo piacere, ci ritroviamo sempre per cose così belle e importanti. Grazie ai Lions per quello che fanno, un club service che, forse proprio dietro l'esempio di Costantino, no? Riesce sempre a indirizzare i propri service verso bisogni effettivi, aspetti cruciali della nostra comunità. Del resto il motto We Serve indica proprio questo, no? Mettersi al servizio. Quindi grazie a tutti e a voi ragazzi, in bocca al lupo e auguri per tutto. Passo la parola al professor Giuseppe. Grazie, come da protocollo Covid, chi parla può togliere la mascherina, l'importante è che tutti gli altri l'abbiano e che quindi approfitto appunto di questa situazione. Allora, questo è il settimo anno che io ho il piacere e l'onore di condividere questa iniziativa con i Lions. Non sono stati 8 purtroppo perché l'anno scorso c'è stata appunto questa terribile emergenza sanitaria che ci ha impedito di fare tutto quello che avremmo voluto. E come mi fa piacere appunto di essere in questo settimo anno, che non è il famoso settimo anno della crisi, ma perché sarà il mio ultimo anno che potrò partecipare a questa riunione, perché io il 31 ottobre scadrò come direttore, ho fatto 2 mandati, di più non si possono fare e mi pare anche giusto che ci sia un ricambio, e quindi al piacere di questa ultima cerimonia, il dispiacere che probabilmente non ci sarò più come uno degli organizzatori di questo evento, ma farò del tutto sempre per essere presenti a questa cerimonia. Il cavalier Costantino Rozzi, personalmente, ma non solo personalmente, ma per tutta la scuola di architettura, è sempre stato un punto di riferimento. Un punto di riferimento per al di là della sua simpatia, che almeno noi eravamo un po' ragazzi, l'abbiamo conosciuta attraverso il mondo sportivo, attraverso la sua genuinità, attraverso le sue verità, che nel tempo poi si sono dimostrate vere, ma principalmente per la sua lungimiranza in cui ha saputo cogliere il momento giusto insieme al professor Roberto Crescenti, ma io qui vorrei affiancare sempre il nostro fondatore della scuola, il professor Edoardo Vittoria, e non solo il professor Edoardo Vittoria ma anche il ministro Ruberti, che è stato fondamentale, perché quando fu istituita nel 92-93 con decreto presidenziale, è una delle poche facoltà, come dire, istituite con decreto presidenziale, erano appunto 2 o 3 in tutta Italia, adesso non ricordo preciso, ma erano 2 o 3 in tutta Italia, quindi un passo effettivamente importante a livello nazionale, riconosciuto. E questa lungimiranza non può, come dire, che essere il nostro punto di riferimento per il futuro. Chi è stato lungimirante appunto 30 anni fa, nel 92, è stata la cerimonia, siamo nel 21 però, ci avviciniamo al 30° anno, noi abbiamo festeggiato i nostri 25 anni nel 19, oggi sono 27 anni, quindi ci avviciniamo anche noi ai 30 anni dell'istituzione e dell'attivazione. E il mio piacere è di vedere questa scuola, questa università, che ha, come dire, dei problemi legati un po' alla lontananza dalla casa madre, da Camerino, perché siamo una sede, per quanto, come dire, l'Ateneo in tutti i momenti, in tutte le attività è stata sempre vicina a noi, però essere una sede isolata rispetto a un'università è un po' un problema da questo punto di vista. Il comune di Ascoli Piceno ha
fatto tutti gli sforzi possibili e immaginabili anche per ampliare la nostra offerta formativa dell'Università di Camerino, tant'è vero che abbiamo anche un altro corso di laurea in beni culturali, no? E che, come dire, anche questo fa parte di un discorso, diciamo, un po' lungimirante dei nostri riferimenti accademici. Io speravo, ma era una mia speranza molto remota, come dire, di portare dopo la facoltà di architettura il corso di laurea in disegno industriale, di, come dire, istituire, cioè di far proseguire un po' questa scuola attraverso la scuola di architettura, design e delle arti. È molto complicata, è molto difficile, la situazione a livello nazionale è quella che è. Io spero che con questi miliardi che pare che stanno in giro, stanno da tutte le parti, escono su queste cose qui per l'università, ma chi legge i giornali sa che per l'università e la ricerca non ce n'è molto, c'è un pochino di più, ma secondo me non tanto quello che fosse, che sarebbe necessario, perché abbiamo capito che la conoscenza è il motore dello sviluppo, come dire, della società, del mondo. Se non c'è materiale umano, se non c'è conoscenza, e si vede da molte nazioni che investono in questo campo i progressi che fanno in pochissimo tempo. Quindi proprio perché io mi sto avvicinando, ce ne vuole ancora molto per la pensione, quindi, cioè, però, come dire, a quel ciclo della vita, no? La ruota gira, diceva sempre mia nonna, la ruota gira. Queste cerimonie servono, al di là appunto di riconoscere il merito dei nostri studenti, che li invidio per il loro viso fresco, giovane, bellissimo, sereno, e spero che rimarrà tale, anche se hanno attraversato 2 anni, credo, veramente difficili, insomma, da questo punto di vista, di prendere in mano questa eredità. Io per generazione, come dire, per generazione, non sono di quelli che piace rottamare le persone. Io, per me, le persone, come dire, che hanno avuto dei ruoli importanti e che sono stati anche la nostra guida, il nostro punto di riferimento, per quanti in alcuni momenti possano aver sbagliato, devono essere sempre i nostri punti di riferimento. Oggi, se siamo qui, è grazie a loro. E buttare tutto a mare a me non è mai piaciuto. Chiedo scusa se tengo ancora qualche minuto, perché il nostro legame appunto con il cavalier Rozzi, ma soprattutto con la sua famiglia, in cui io mi onoro, spero di essere amico, appunto Fabrizio, Anna Maria, Antonella e tutti gli altri, come dire, si continua e si perpetui ancora. Quando circa, sempre in questo grande periodo della pandemia, credo di non dire una cosa che non si sa, insomma, un certo dottor Caputo, vuol dire, chi è il dottor Caputo? Il dottor Caputo è il commissario, il guidatore delle società, se non ricordo male, delle società appunto del compianto Cavalier Rozzi, mi chiamò e disse: noi stiamo praticamente lavorando sulle documentazioni appunto delle società del Cavaliere Rozzi, e mi chiese: ma a voi vi interessano se in questa documentazione ci potesse essere qualcosa che interessa anche a voi, visto, insomma, al di là di tutto, Cavalier Rozzi è stato anche uno dei più importanti titolari di imprese delle costruzioni, insomma, ci sono stati degli anni veramente importanti che lui, come dire, non soltanto per le Marche, ma ha lavorato in tutta Italia ed anche all'estero. Infatti abbiamo trovato tante cose di chi ha fatto all'estero, ma non soltanto dal punto di vista delle costruzioni, ma addirittura del riconoscimento di alcuni brevetti delle sue opere, delle sue società, che appunto ha fatto anche in altri paesi, probabilmente gli servivano per poter realizzare appunto le proprie opere. Io non ho avuto nessun dubbio, anche se sapevo che
il percorso è e sarebbe stato difficile. È e sarebbe stato difficile perché, come dire, creare un fondo all'improvviso su dei materiali che non sapevamo neanche di che cosa si trattava, come dire, è stato più una scommessa. Poi io credo di essere una persona abbastanza razionale su quello che faccio, che ci penso, su questo non ci ho pensato per niente. Ho detto sì subito, ci siamo organizzati col dottor Caputo, con la famiglia, per cercare appunto di trasferire tutta questa documentazione nelle nostre sedi, nei nostri locali. E credo che anche qui, non so se posso anticipare, sicuramente, come dire, questo progetto continuerà sicuramente con la costituzione del fondo e chiederemo la collaborazione appunto un po' di tutti per far rinsaldare e rimanere la memoria del cavaliere Rozzi. Io credo che sia importante, vedo i giovani, vedo anche parecchi altri, adesso non so a che titolo, a che modo vengono, però questo non può fare che estremamente piacere, come dire, di conservare questa tradizione e questo ricordo, perché credo che soltanto attraverso questo si possano perpetuare i buoni esempi e le buone idee, che ne abbiamo tanto bisogno in questo momento. E quindi quando mi è stato, come dire, paventata la possibilità di riprendere questa tradizione, ma anche lì non ci ho pensato un attimo, costi quel che costi, cioè siamo tutti in difficoltà, voi non potete immaginare, vabbè, è inutile, lo dico, le nostre vite sono profondamente cambiate, io in 2 anni non ho mai lavorato in vita mia con questi 2 anni, in presenza e da remoto, qui a Camerino, con la mia famiglia che abita a Roma, quindi cioè mai lavorato così tanto, perché, come dire, non vorrei essere blasfemo, ma dovevo essere un etrino in un certo senso, quindi però l'abbiamo fatto con estremo piacere. L'ultimo appunto pensiero è appunto a questi 2 giovani che appunto si sono impegnati nel loro percorso di studi. Loro in breve tempo hanno acquisito un certo numero di crediti formativi con il massimo dei voti. Quindi fra tutti gli iscritti dell'anno scorso, del corso di laurea in scienze dell'architettura e del corso di laurea in disegno industriale, come dire, sono risultati più bravi. Cioè quelli che hanno fatto in minor tempo possibile il maggior numero di esami con i migliori voti. Quindi, come dire, abbiamo... Io l'unica cosa che vi posso augurare è di mantenere questo ritmo, questo passo, sarà difficile. Noi siamo una scuola che si svolge prettamente in presenza e loro credo che già lo capiscono. A distanza sì, è un surrogato, possiamo fare tutto quello che vogliamo, le lezioni frontali, ma qui si forma, come dire, veramente l'architetto e il designer nel suo completa maturità, nel suo completo sviluppo, perché si lavora insieme con i docenti e con i colleghi soprattutto, con gli amici. Infatti devo dire la verità che gli studenti, come dire, molti ci invitavano a riprendere in presenza, ma come sapete dovevamo sottostare a delle regole nazionali, regionali e di Ateneo anche, perché dovevamo garantire la sicurezza. E questo, come dire, almeno per quanto ci riguarda noi, abbiamo avuto sì qualche caso di Covid, ma è stato estremamente contenuto, è stato estremamente circoscritto, ma appunto lì non si sapeva se l'hanno preso qui o l'hanno preso fuori, insomma. Però, come dire, non abbiamo avuto emergenze di nessun genere. Abbiamo ripreso le attività delle tesi di laurea e degli esami in presenza. Qui ricordo che appunto l'anno scorso al Teatro Ventiglio Basso facemmo la cerimonia appunto di apertura desiderale, quest'anno l'abbiamo fatta di nuovo ed era presente il sindaco, perché noi vogliamo che il comune di Ascoli ci sia sempre vicino. Lo è, ma vorremmo di più, come a tutti, chiedo scusa, no, non può essere
nessun, come dire, critica o osservazione, insomma, non basta mai, ecco, diciamo così. E proprio perché ci siamo trovati bene, insomma, devo dire la verità, io non ho niente personalmente da dire, fra le altre cose, come sapete, il Comune ha ampliato ancora l'offerta con le altre università, con l'Accademia di Belle Arti. Non sono geloso, potrei esserlo, lo dico perché io, tutti, non lo sono, perché crediamo nel valore dell'università, della cultura, dello scambio e delle iniziative che appunto l'università deve essere un motore, come dire, di sviluppo e di supporto a tutte le attività del comune che si svolgono anche su, in altri campi, in altri settori. Chiedo scusa se sono stato un po' lungo, ma avevo la voglia e il desiderio di farlo, perché, ripeto, sarà il mio ultimo discorso, almeno come direttore della scuola. Ragazzi, in bocca al lupo, continuate così, forza e coraggio, spero che apprezziate anche il lavoro dei docenti e di tutto il personale che sta dietro all'organizzazione di questa scuola, che noi cerchiamo di mantenerla con tutte le forze, bella, dignitosa, pulita, con tante attività. In molte altre università non è così su queste cose. Per noi è un grande sforzo. Ringrazio di nuovo la famiglia Rozzi, noi ci continueremo a vedere, continueremo a fare i nostri progetti, sperando che vadano in porto con l'augurio e il desiderio di tutti, e con come dire, la speranza che sempre altre organizzazioni si affiancano a queste benemerite iniziative. Di solito io non sono così retorico, ma ne sentivo la voglia e l'emozione di poterlo fare. Grazie. Professoressa Calminucci Tala. Ho ascoltato con molto piacere le parole del professore e mi ha riportato un pochino indietro quando appunto c'era in progetto questa università che dovevamo fare in fretta, subito, perché quel ministro ci appoggiava, un altro, il ministro Roberti, un altro ministro non ci avrebbe appoggiato, o perlomeno l'avrebbe portato alle lunghe. E quindi ricordo proprio la fretta che avevamo in quei tempi, che poi erano tempi brutti per la storia d'Italia, sì, ma poi il 92 con tutte le sue stragi. Eppure questa università è stata voluta con tanto amore, con tanto impegno del presidente Rozzi, che mi dispiace, ragazzi, che voi non l'abbiate conosciuto, perché era un grande imprenditore, era un uomo di cuore, ma era una persona gioviale, si stava bene insieme a lui, veramente. Io ero una giovane insegnante a quell'epoca, però amavo la cultura e infatti avevo già un premio del Tascabile, dove venivano premiati grossi nomi, e come lo stesso Augias altri nomi che adesso non mi sovvengono, ma insomma ogni anno c'era qualche grosso personaggio da premiare, e si faceva nelle scuole a San Benedetto e sulla spiaggia leggevano i ragazzi, e poi a settembre c'era la premiazione. E ricordo che Costantino, io lo chiamo così perché io ero giovanissima, per me era come avere un grande saggio a fianco, e Costantino era sempre presente. Io facevo una telefonata e lui veniva, e anzi negli ultimi anni ci portava nella sua villa Cupra, e dove si mangiava
anche con questi vincitori e con tutti quelli, anche con i ragazzi tante volte. E quindi poi mi sono interessata, sono stata un po' occupata a fondare un altro tipo di università, l'università della terza età, ma con 1200 iscritti, quindi diciamo è stato un bel lavoro, e lì ho fatto la presidente per tanti anni, e quindi sono veramente un'appassionata di queste cose. Ecco perché mi trovavo, anche se ero giovane, mi trovavo in compagnia di Uberto Crescenti, perché lui è un san benedettese doc, e quindi io lo conoscevo da quando facevo l'asilo, e perché a casa mia si diceva: guarda, loro sono quattro fratelli, uno più bravo dell'altro. E però Uberto era bravissimo veramente, perché appena laureato fu assunto alla Montecatini e quindi poi è diventato rettore, ma per merito. Quindi a casa, insomma, si portava come esempio la famiglia Crescenti e soprattutto Uberto. E lui, io con lui sono rimasta sempre in contatto. E ogni anno lui mi dice, io dico: guarda che c'è il premio di Costantino Rozzi, e lui mi dice: vorrei tanto venire ma sono fuori, perché è invitato in tutta Italia, ma direi in tutta Europa, perché lui è geologo, è un geologo che sa il fatto suo, molto noto, e quindi mi dice: vai tu al Fiera, vai tu. Perché il mio grande merito è stato quello proprio di far conoscere Costantino a Uberto. E quando si sono visti, l'ho portati a Cuba, quando si sono visti si sono abbracciati come se fossero amici da una vita. Perché? Perché erano persone preparate, buone, di cuore, e persone con la voglia di fare cose buone per sé e per gli altri. Quindi io vengo sempre molto volentieri, perché per me è un ricordo bellissimo, veramente. Ho fatto tante cose nella vita, però questa rimane il mio sogno, perché io sono stata insegnante per tanti anni, come dice la Presidente, e quindi i ragazzi, e quando vengono premiati soprattutto, perché hanno delle qualità e perché si applicano, e allora questo mi prende il cuore, veramente. Grazie a tutti. Passo la parola al presidente del Leo Club, Costantino Rozzi, Andrea Traini. Buonasera a tutti. Sarò molto breve, porto i saluti di tutto il Leo Club, ringraziamo il Club Padrino e Lions per averci invitato a questa iniziativa. E per noi è importante essere qui perché il nostro club porta il nome di Costantino Rozzi. E è stato fondato appunto dal marito di Antonella, e insieme ad altre persone. E per noi sarebbe stato un piacere ripercorrere tutto lo storico di questo club. Magari chi verrà dopo, con più tempo e calma, visto il periodo che abbiamo passato, riuscirà a farlo. E per noi, ripeto, è un onore essere qui, soprattutto per questi ragazzi, per queste borse di studio. E come ha anche detto l'assessore, è importante il nome, quello che pesa, al di là della somma e tutto. E grazie mille a tutti, e per noi è un piacere essere qui. Grazie. Passo la parola a Fabrizio Rozzi. Saluto tutti a nome mio e di tutta la mia famiglia, e vi ringrazio per essere venuti numerosi. Si accomodi. Come è stato detto, la giornata è calda e così è difficile sopportare il caldo, però noto sempre con piacere che il ricordo di papà è sempre vivo, cosa che mi commuove. Le bellissime parole che ho ascoltato mi commuovono, e ripeto, e ogni anno trovo delle novità, nonostante la cosa che è accaduta tanti anni fa. E vi ringrazio proprio perché è un calore che ci dimostrate, ovviamente il nostro padre, noi ce l'abbiamo, ma
lo riuscite a trasmettere agli altri. E purtroppo, come diceva papà, il tempo è un rullo compressore, sono passati tanti anni, lui è venuto a mancare nel 94, quindi è un ricordo lontano, però ancora vivissimo. In più voglio dire una cosa ai ragazzi, di solito si dice che uno che riesce nella vita, papà è riuscito, cioè a scuola era somaro, invece papà era molto bravo, era bravissimo, quindi bravi, fate bene a studiare. Lui non potete, ha fatto geometri perché non aveva i mezzi familiari, si è diplomato nel 48 per fare università. Questa cosa gli era sempre rimasta in mente, cioè di dire, vabbè, io non l'ho fatto università, ma perché i nostri ragazzi devono andare tutti fuori? Ovviamente non puoi avere una scelta formativa omnicomprensiva, però almeno un ateneo. Quando venne fuori l'idea di architettura, la città è una specie di libro aperto, diciamo libro parlante così, lui ci si buttò, ma con l'entusiasmo e con il ricordo di dire, ma i nostri devono andare sempre fuori. Poi magari torneranno, qualcuno no. È vero che non è che uno perché studia ad Ascoli deve rimanere, però si apre diciamo tutto un discorso, tutto il mondo. E quindi complimenti a tutte e due, maggiormente a lui, scusate, perché di solito sono tutte donne che vivono. Dicono che ci vuole la parità di genere per i maschietti. Fra poco noi qua verremo, come si chiama, verremo rottamando ormai proprio... obliterati, e quindi diciamo perché le ragazze sono più studiose, quindi vedere che anche un ragazzo è riuscito a mettersi senza nulla togliere a te, guarda, lo dico con grande piacere perché è così, lo vediamo in tutti i giorni, e quindi continuate, ma come detto professore è lunga la cosa, è difficile, però è la partenza. Anche io ho fatto università, il professor Crescenti è stato mio professore di geologia applicata 100 anni fa ad ancora, quindi è vero che è difficile, il percorso è lungo e diciamo insidioso, però è la partenza quella che conta, quindi complimenti, ancora un applauso a voi. Grazie a tutti. Passo la parola all'assessore Domenico Stallone, assessore dello sport. Buonasera a tutti, intanto scusate per il ritardo, purtroppo per un altro impegno che però questo non potevo mancare, perché il presidente per me, oltre ad essere stata una figura importante sotto il profilo sportivo, ho avuto la fortuna di far parte dell'Ascoli Calcio dagli anni 80 come ragazzo ascolano che si affacciava, voglio dire, giovane ascolano nella prima scuola dell'Ascoli, quindi il piacere di avere tutta l'energia che solo lui poteva trasmettere e far sentire la scolanità. Però voglio riprendere proprio le parole di Fabrizio e quindi sarò velocissimo raccontando un aneddoto. Io ho avuto questa fortuna di aver avuto in quegli anni dei buoni risultati sportivi. Avevo anche, così come il ragazzo di cui prima Fabrizio faceva gli elogi, anche così andavo abbastanza bene a scuola, diciamo, facevo il liceo scientifico, ero tra i più bravi, chiamiamolo così, della classe. E fui chiamato dalla nazionale italiana giovanile e in questo caso sono stato il primo ragazzo ascolano che vestiva la maglia dell'Ascoli a essere stato chiamato dalla nazionale italiana a vestire la maglia azzurra, e la notizia me la dette proprio lui, mi chiamò e quando mi dette questa notizia mi disse: sono contento che sei tu, perché sei uno dei pochi che fa il calciatore e va anche bene a scuola, quindi sa cosa vuol dire lo studio, sa cosa vuol dire il dopo. Quindi mi rifaccio a questo passaggio che credo che sia il più adatto. Altre parole credo che siano riduttive nei confronti dell'immenso. Quindi, grazie. Abbiamo penso finito dal punto di vista degli incontri. Adesso passiamo alla cerimonia della consegna delle borse di studio. Alziamo i ragazzi. Avvicinatevi. Senesi Giada, immatricolato al corso di studi in scienze d'architettura della scuola di Ateneo Architettura e Design Edoardo Vittoria Unicam, con sede nella nostra città. Allora, i suoi meriti sono crediti conseguiti 30, media 30 su 30, quindi adesso possiamo... Facciamo prima lei? Sì, va benissimo. Professore? Sì.
voi, cioè così sì, diciamo i nomi forse è meglio. Allora la studentessa è già l'ho detto, adesso dico lo studente Governatori Riccardo, immatricolato al corso di studi design industriale e ambientale della scuola di Ateneo Architettura e Design Edoardo Vittoria Unicam della facoltà di architettura, con i crediti conseguiti 36, media 29,47 su 30. Mezzo punto per arrivare. Virgola 47, cioè questo e questo è quello che diceva Fabrizio, ecco, hai capito? No, ma anche perché noi i voti li diamo, come dire, con misura e responsabilità, quindi complimenti a lui, vuol dire che sono corsi impegnativi, non si dà il 30 a tutti, insomma. Complimenti. Già da 6 mesi immatricolata al corso di architettura, crediti conseguiti 30, con la media di 30 su 30. Per cui diamo ragione a Fabrizio Rossi. Perché casomai gioca a calcio o fa qualche sport, allora il mezzo punto è distratto. Okay. Approfitto del fatto che siamo tutti qui, e perché il Lions Club Ascoli Piceno Host propone alla professoressa Alfiera Carminucci Fava e al professor direttor Losco di accettare la proposta di diventare nostri soci onorari. Ben volentieri, grazie. È per noi veramente un grande onore il fatto che voi abbiate accettato, e quindi da questo momento in poi, ecco, c'è qui il presidente incoming, il nostro Nazareno Gennari, che adesso si è un po' distratto, che invito, e che quindi, ecco, la prossima riunione al passaggio delle consegne, noi poi ufficialmente quindi vi prenderemo in carico nel nostro club. Grazie, grazie. Eccolo qui. Invito la Presidente a dare il rituale tocco di campana di chiusura della cerimonia e invito tutti, coloro che vogliono, a un piccolo rinfresco che si tiene nel chiostro fuori.